Buongiorno. 2 ottobre oggi. Ma aspetta un attimo. Non lo sappiamo che è 2 ottobre. Dai, su. Lo metto più basso, eh. Lo metto basso, 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 ok? Vai, vieni qua. Buongiorno. Abbiamo messo la pedana oggi. Hai visto? Funziona la pedana, hai visto? Abbiamo abbassato il telefonino così ti vedi tutto per intero. Io mi abbasso un po'. Come stai? Bene, grazie. Che hai fatto ieri sera? Casa? Ho visto un po' di TG1, ho visto. TG1, certo. E poi sei andato a letto. Leggo non c'è oggi. Arriva alle 4:30 la mattina. Leggo arriva alle 6:15. Sono portato al secondo giro. Niente, oggi è 2 ottobre, giovedì. 2 ottobre giovedì, stasera rischia tutto, ti ricordi, no? È giovedì, giovedì c'era rischia tutto, si sapevano i programmi, una volta si sapevano, giovedì c'era rischia tutto, lunedì c'era il... Lunedì. Che facevano in TV il lunedì? Sempre lunedì, ogni lunedì c'era il film, il sabato c'era varietà, il venerdì... Io mi ricordo quando facevano... I film di mattina? I film di mattina d'estate li facevano. Quando te stavano a scuola? Facevano dei film di mattina incredibili. Uno diceva, la televisione accesa di mattina non esisteva, non c'era. La televisione era fatta per la sera. Era fatta per la sera, perché la mattina la televisione ti dava una specie di... Le volte facevano di puntini, tutti i televisori facevano che friggevano. Oppure c'era il monoscopio della Rai, c'era solo la Rai. Quindi la mattina la televisione non esisteva. E la gente stava fuori, andava in giro, lavorava, dove c'era. Si stava sempre fuori, che a casa si stava. Invece adesso la televisione è 24 su 24, in questo momento vedete dietro, sposta al capoccione. John Wayne, sposta al capoccione. Vedi, c'è la televisione. Ciao. Da. Vabbè. I tempi cambiano, si progredisce. Si progredisce? Punto interrogativo. Boh. Era meglio quando si stava peggio? Chi lo sa? Hanno parlato di... Spinzo di Vincenzo Mollica, hanno parlato di... di novembre che c'è un cinque di cose di chi? Quella di un'altra canzone che è venuta qua pure ospite, eh? Ridicola. Quello? Quello che canta con le mani, amore. De Gregori. De Gregori. Quello che canta quello che canta De Gregori, sta parlando di De Gregori. A novembre c'è il CD. A novembre c'è il CD di De Gregori. Bene. Buongiorno. Abbiamo tutte e due oggi, possiamo, per non fare torto a nessuno. Ci abbiamo metro e ci abbiamo leggo, metro e leggo. Sentiamo che dice leggo. Stamattina ci abbiamo le... Oggi che santo è, ti ricordi? San Angelo dei Custodi. Santo Angelo dei Custodi. Tutti. Angelo dei Custodi. Di oggi sospendono De Magistris, c'è scritto qua. Culle vuote, l'effetto della crisi, la gente non fa più figli. Thank you.
Scusate, io leggo. Dicevi, scusa? Che se mi ho detto ieri sera la televisione, hanno parlato che sono tossici. Cosa? Questi vanno i bracci aperti a questo qua. Sono tossici. Occhio allora, fagli vedere bene. Ho detto, va pronto. L'agonia del mattino è anche, ma alleva stamattina, è anche servizio pubblico, ma che roba. Questi sono tossici. Tossici. Tipo così. C'era Giorgino ieri sera, che giro. Ciao, grazie, c'è l'amore Valerio questo qua, fatto vedere. Togliete questi bracciali, questi vanno male, ti ricordi al militare che dove, ricordo che parecchi si facevano con la stecca di elettro, di quelle che usano le fabbri. Cosa dicevi, scusa? Al militare usavano la stecca per farsi gonfiare il polso. Sì. Usavano la stecca per la saldatrice, vedete. E che facevano? E se la buttavano più sopra, quella conteneva, si gonfiava il braccio. Ah sì? E gli davano la licenza, non lo sapevo. Io sapevo il dito rotto dentro la bottiglia, ti rompevi il dito. No, sa stecca invece. Tu lo facevi? No. Bravo. Scusate, guardate, questo cappelletto mi hanno regalato, è un cappello fatto di sughero. Sembra una bandana. No. Questo è il bandana che mettono per... È un cappello di sughero. Vedi, un cappello di sughero. Lo so io. Allora. Caduto mezzo. Che canzone abbiamo oggi? Nel frattempo ricordiamo una cosa di spettacolo. Mezzo braccio il castello. Una cosa di spettacolo. Sai, aspetta, sto parlando un attimo. Aspetta un attimo, calmo. Stavo dicendo una cosa. Che ti ha preso oggi? No, dico quello che è cascato, si chiama braccio. Quello dove si mette il caffè. È cascato il braccio del caffè. Ok, e vabbè, succede. Baudo e Montesano, eccoli qua. Vanno a teatro. E Pippo dice una cosa molto triste, però. Dice una cosa tristissima. Perché Pippo dice queste cose? Perché dice queste cose? Un ultimo Sanremo prima di morire. Ma non ti pare che uno prima di morire pensa a Sanremo? Che uno pensa a Sanremo prima di morire. Vabbè. Che uno desidera di morire e fare Sanremo. E c'è scritto qua, prima di morire mi capiterà di condurre un altro, sarà il mio lascia passare per l'addio. Che tristezza che mi ha messo Mauro, ma io non lo capisco. Vabbè, cantami una canzone allegra per favore, perché mi ha intristito Mauro questa cosa. Ciao, sei Gianni Morandi. La dedichiamo all'angelo custode questa. La dedichiamo agli angeli custodi, vai. Poi come al solito spegni, però fai presto che il tempo sta finendo, spegni e me lo porti, ok? Perché io ti lascio da solo. Ci vediamo la seconda. Da solo rendi molto di più. Ci vediamo la seconda postazione. La seconda postazione, questa è la prima. E questa è la prima. Ciao a tutti, grazie. Ciao. Mi piace quando fai i balletti, io ballo dietro. Tu qualsiasi cosa fai, io te la faccio dietro. Vai. Siamo angeli. Tutti sotto sole che ci spogliano e la solitudine che vive nascere dove respirare. Siamo angeli, volte sai che poi si scoprono e la solitudine che vive e rimane tutto. Na, che lo faccio brutto. In aiuti prendo, sendo così stupida. Sai che non ci credi, tante volte non ci sei. Na, vivere dolce, respirare. Siamo angeli. Sai, a volte poi non si spiegano. La fai tutta? Tutta vuoi fare? Ma perché? La solitudine. Tutto il tempo che c'è. E dopo? Viva che somminazione respirare.
Nina, io ti prego, perché se sei stupida. Siamo angeli, sai che a volte non ci e dite, non è vero. Sulla testa abbiamo bella questa, eh? Sembra che sta piovendo. Ci che stanno nel telefonino così. Cioè le dita storte, no? Vabbè.